Artmap.tv siamo in compagnia di Luca Tomio della Galleria Toselli di Milano. Come nasce questa galleria? La Galleria Toselli è una galleria storica, nasce nel 1967 a Milano e subito, a fin dai primi anni, espone i principali esponenti di quelle che poi diventerà l'arte povera. Eh, qui abbiamo degli esempi di Alighiero Boetti che fa, la, se non erro, la terza mostra della sua carriera in galleria. Eh, nello stesso anno c'è la prima mostra postuma di Lucio Fontana e poi via via tutti gli altri, Gino e Dominicis dopo aver fatto la mostra qui a Roma da Fabio Sargentini nel 69, espone da Toselli nel 70 e poi i primi anni 70 sono anni importanti perché Toselli espone gli artisti americani che volevano entrare nella collezione Panza di Biumo, insomma è un percorso molto articolato ma importante per la storia dell'arte italiana. Che poi trova sviluppo anche nella, nella seconda metà degli anni '70 con i primi artisti della Transavanguardia e via via fino a qui. È una galleria che mantiene questa propensione alla. Questa attenzione direi all'artista nascente. La Galleria Toselli ha un po' il primato delle prime mostre ed è una cosa che continua negli anni e Franco Toselli credo che la sua, il suo piacere maggiore sia quello, sì, di, di continuare il lavoro degli artisti che ha, con cui ha lavorato nel corso degli anni, ma la sua attenzione è molto più proiettata verso gli artisti del futuro. E come selezionate gli artisti per la vostra galleria? Eh, la selezione degli artisti spesso fa dire che una galleria anticipa i tempi. In realtà eh, selezionare gli artisti significa capire i tempi e capire qual è l'artista eh, capace al meglio di interpretare il proprio tempo e una riflessione sul mercato dell'arte in Italia in questo momento. Diciamo che in questo momento eh, la crisi sta mettendo, ci sta mettendo tutti a dura prova. Eh, però eh, il mercato tiene, anzi eh, credo che l'attenzione da parte del pubblico sia solo per gli artisti di mercato. Eh, quello che dispiace è di vedere in Italia una poca attenzione verso quello che è il lavoro eh, dei giovani artisti. E come è cambiata negli anni la clientela dei collezionisti? Diciamo, siamo qui a Roma e si può dire che... Eh, Rispetto a Milano, la città dove operiamo, eh, c'è un maggiore ricambio generazionale. Eh, a Milano eh, sono nate e sono cresciute le collezioni eh, di persone che oggi ormai hanno una certa età. Eh, non ci sono. Mh, collezionisti, non ci sono molti collezionisti tra, nella fascia tra i 40 e i 50 anni, cosa che invece si riscontra a Roma, eh, città dove l'attenzione verso l'arte la, contemporanea è più accentuata che nel resto d'Italia, anche perché grazie alle istituzioni i musei come il Max e il Macro funzionano e attivano e promuovono l'attenzione che in altre parti d'Italia o sta scemando come a Milano. Eh, oppure fatica a crescere come nel sud, eh, dove però ci sono molte potenzialità. E un consiglio per i giovani artisti eh, lavorare sull'opera. Prestare poca attenzione a, al contorno, alla comunicazione. È importante eh, anche in questi tempi, eh, diciamo, in cui eh, l'immagine l'esposizione sembrano essere preponderanti sul lavoro, eh, il lavoro nel nostro settore resta fondamentale. L'opera, fare l'opera eh, è arte visiva e quindi eh, costruire un'opera, un'immagine eh, che sappia tenere. Eh, di fronte all'osservatore è la cosa più importante. E quali sono i prossimi progetti della Galleria Totelli? Eh, purtroppo direi che, vista l'esperienza dell'ultimo anno nelle fiere in Italia, che segnano un pochino il passo, eh, credo che l'attenzione sarà rivolta verso eh, il mercato. Straniero, diciamo così, ma poi alla fine è l'Europa. Dobbiamo misurarci con, eh, con il resto, del, resto dell'Europa e del mondo. Eh, Casiraghi, il direttore della fiera qui di Roma, che è tra i migliori d'Italia, eh, all'inaugurazione diceva che eh, questa fiera è un po' la linea del Piave da suo generale visto che combatto al suo fianco posso però dire che ho l'impressione che siamo più ancora in una fase vicina a Caporetto la strada per Vittorio Veneto è lontana grazie, grazie.